Buonasera a tutti, e vi ringraziamo per essere con noi. Abbiamo un po' sforato il quarto d'ora accademico e ce ne scusiamo, come vedete questo salone parrocchiale, che è un po' il nostro laboratorio di lavoro, di approfondimenti sulle tematiche più scottanti del momento, è appunto un cantiere, e ringraziamo anche il parroco di questa comunità che per l'ennesima volta ci concede gratuitamente questa sala. Avete visto tutti, siamo proprio durante i lavori, quindi anche ci scusiamo per non avere un microfono, parleremo quindi a voce viva, come anche in passato abbiamo fatto nell'inaugurare le attività del circolo che presiedo, il circolo culturale Quintino Sella. Ma chi organizza questa serata è un comitato di concittadini udinesi, è il comitato civico del Parco del Torre. L'amica dottoressa Anna Chiarandini mi ha gentilmente invitato a moderare questa serata, che non è una serata naturalmente organizzata da una parte politica, ma è una serata per dibattere di un problema che è molto importante. È molto importante perché l'ambiente è una risorsa del patrimonio culturale della nazione, della nostra Italia. E anche a livello territoriale, in una giornata storica come quella che è oggi, come abbiamo appreso da poche ore, che il Santo Pontefice verrà a settembre qui in Friuli, in cui anche un comando reduce dello sbarco in Normandia abbraccia un comandante della Luftwaffe tedesca, quinta giornata storica, si dirà: come mai questa sera facciamo una serata dedicata all'ambiente? Perché anche l'ambiente è patrimonio storico del nostro territorio. E il Comitato Civico del Parco del Torre, giustamente, vuole riappropriarsi all'utenza di una fruizione pubblica che possa contemperare le esigenze delle parti in causa. Sappiamo che nel Parco del Torre vige la possibilità di cacciare, ci sono dei podisti, ci sono degli ambientalisti e ci sono semplici concittadini dove vanno a fare magari delle passeggiate. Ma le aree verdi naturalmente hanno dei basamenti, dei pilastri giuridici e amministrativi che poi ce verranno illustrati. E allora, dopo questo mio piccolo cappello, proprio introduttivo alla serata, passo la parola alla dottoressa Anna Chiarandini, presidente di questo comitato civico, che da un bel po' di tempo si sta battendo come podista e come concittadina nel cercare di tutelare e trovare delle soluzioni che naturalmente non daremo noi, ma cercheremo di capire con gli esperti del settore. E la serata sarà così impostata: avremo, dopo il piccolo cappello della dottoressa Chiarandini, avremo il dottor Orlando Della Vedova, già funzionario regionale in questo settore, l'avvocato Paolo Viezzi, presidente regionale di Federcaccia, l'assessore provinciale alla caccia e altre attività Mauro Quai, Paolo Panontina, assessore regionale alla caccia e pesca. Quindi abbiamo dei tecnici. So che anche tra il pubblico ci sono persone tecniche, nel senso che riguardano entrambi le parti, e cercheremo di vedere come, parlando apertamente senza peli sulla lingua, cosa si può fare. Prego, dottoressa. Buonasera a tutti, ringrazio gli intervenuti. Io ho avuto questa idea perché abito proprio nei pressi del parco e appunto spesso vado a camminare, a passeggiare, e mi sono resa conto che esiste questo problema di convivenza con i cacciatori, che io rispetto assolutamente. E quindi ho pensato di organizzare questa serata invitando queste persone per avere un confronto diretto. E premetto appunto che io non ho nulla contro i cacciatori, vorrei solo che le due aree, cioè la parte dell'argine del Torre, dove per lo più si va a passeggiare e camminare, ci sono anche insomma delle mamme con i bambini piccoli, e l'area dall'altra sponda del Torre, venissero un momentino separate, se fosse possibile, per poter insomma, far coesistere le due anime, cioè i cacciatori e i podisti.
Questo è un piccolo cappello che voglio fare, aggiungendo che sulla stampa locale sono usciti degli articoli intervistando proprio delle persone che vanno a camminare e correre. Alcune sono proprio forse esageratamente, sono contrarie proprio alla caccia in toto, no? E questi sono punti di vista, e mentre altre persone, appunto come me, condividono la coesistenza purché delimitando gli spazi. Poi io volevo solo fare un cenno alle criticità del parco, perché essendo un parco, per definizione è una, diciamo, un'area protetta, un'area dove si deve valorizzare la fauna, la flora, insomma quant'altro. Però sappiamo che questo parco è molto, abbandonato dal punto di vista anche come si può dire, della manutenzione, perché se tutti ci andiamo a vedere un momentino crescono le erbacce e nessuno si occupa di fare la pulizia o lo sfalcio, no? Se non una volta all'anno forse, quindi dobbiamo coesistere anche con le zecche. Poi il parco, se voi sapete, nel parco c'è anche uno scolmatore delle acque che provengono dal Tresemane, e proprio l'altro giorno è uscito un articolo in merito. Io ho fatto le fotografie all'interno di questo scolmatore e vi crescono molti arbusti, molti alberi, quindi non c'è la minima manutenzione. Di questo scolmatore è costato la bellezza di 8 milioni di euro, quindi io chiedo a chi di competenza, mi pare sia il consorzio Ledra Tagliamento, debba intervenire per togliere questi cespugli, questi alberi, per far defluire e decorrere bene le acque. E poi dobbiamo convivere anche con le discariche in questo parco, e, insomma, è un contenitore di rifiuti diventato. E ultima cosa che volevo un momentino porre all'attenzione è il fatto che mi ha un po' colpito, il fatto che spesso si tagliano gli alberi anche di pregio lungo gli argini del Torre, anche del Malina e anche forse di altri torrenti, anziché tagliarli magari nell'alveo del torrente, e questi alberi crescono quindi a distanza ragguardevole dall'alveo del Torre, no? Quindi mi domando qual è la motivazione per cui si va a fare questa operazione così dannosa, direi. E, infine, io mi sembra anche di aver sono apparsa sulla stampa proprio per aver sollevato queste criticità e anche l'abbandono dei rifiuti che purtroppo è all'ordine del giorno. Ecco, io volevo solo fare questo cappello introduttivo, io non sono contraria, ripeto, ai cacciatori, anzi ho voluto proprio creare questo confronto, no, con le persone e con i frequentatori del parco per creare un'aggregazione, un punto d'incontro. Vi ringrazio e lascio la parola. Grazie a dottoressa Chirandini, che già ha dato degli elementi che vedremo più nel dettaglio: tagli, discariche, manutenzione, zecche, rifiuti. Cinque parole d'ordine che naturalmente dobbiamo assolutamente vedere di che cosa si tratta.